Bentornati dunque a MrGadget.tech, oggi per vedere da vicino i nuovi auricolari Huawei FreeBuds Pro 2. Questo non è uno scioglilingua, ma è il nome dei nuovi auricolari che Huawei ha realizzato in collaborazione con Devialet. Per chi non lo sapesse, Devialet è una società francese specializzata nel suono e nella produzione di dispositivi audio di altissimo livello. Non solo gli ultimi smart speaker della stessa Huawei, ma anche la fortunatissima Soundbox di Sky. Quello che ci piace tantissimo di questi nuovi auricolari FreeBuds Pro 2 è la qualità dell'audio. Insieme a Devialet è stato fatto un lavoro davvero eccellente per raggiungere un livello di ottimizzazione e di qualità del suono che pochi altri auricolari possono vantare. Il segreto sta nel fatto che qui ci sono due altoparlanti ed è una novità assoluta. Uno è dedicato alle frequenze medio-basse, l'altro invece alle frequenze medio-alte. È stata utilizzata una nuova struttura con quattro magneti e con una configurazione proprio del sistema audio che anche fisicamente convoglia con maggiore potenza il suono dentro i nostri padiglioni auricolari. Ma il lavoro che è stato fatto, che include anche l'adozione di ben tre microfoni più un sensore dell'induzione ossea, è supportato anche da uno straordinario livello del software. Basta aprire l'applicazione con cui si gestiscono gli auricolari di Huawei, ovvero Huawei AI Life, per avere sotto controllo tutte le funzioni degli auricolari con un livello di profondità nella gestione che pochi altri dispositivi oggi possono garantire. Partiamo ad esempio dal fatto che la riduzione automatica del rumore è disponibile in tre diverse intensità. Ma non solo, c'è anche una modalità dinamica che grazie all'intelligenza artificiale è in grado di rilevare la condizione ambientale in cui ci si trova e quindi regolare di conseguenza la soppressione del rumore. L'intelligenza artificiale incide anche quando si tratta di sfruttare i microfoni di Huawei FreeBuds Pro 2, ce ne sono ben tre, come detto c'è anche un sensore sull'induzione ossea, tutto questo per isolare perfettamente la voce rispetto al resto dei rumori che ci circondano. Peraltro questi auricolari si possono collegare anche contemporaneamente con più dispositivi e funzionano sia con iOS, quindi con il mondo di iPhone, che con il mondo di Android. Se si usa uno smartphone di Huawei basta aprire la custodia per attivare l'abbinamento automatico dei dispositivi. C'è un altro aspetto molto importante che ci piace molto e che è fondamentale per coloro che sono appassionati di musica. Si può controllare l'equalizzazione del suono. C'è una serie di suggerimenti fatti da Huawei insieme a Devialet per il tipo di equalizzazione da utilizzare, ma volendo si può anche proprio scegliere come gestire il suono degli auricolari attraverso un equalizzatore a 10 bande. Anche questa è davvero una funzione molto gradita, soprattutto per i super appassionati di musica. Per quanto riguarda la batteria, si parla di 30 ore di autonomia con una sola carica, ovviamente comprendendo sia gli auricolari che la custodia, quando il sistema di riduzione del rumore è disattivato. Se si usa invece la riduzione del rumore, bisogna immaginare insomma una riduzione dell'autonomia di circa il 20%, soli 10 minuti di ricarica per 2 ore e mezza di riproduzione musicale. Bisogna menzionare anche la certificazione IP54 contro acqua e polvere. Questo vuol dire che gli auricolari Huawei FreeBuds Pro 2 sono pronti a resistere sia al sudore che agli schizzi d'acqua. È un po' difficile dire che cosa non ci piaccia. Forse c'è un margine di miglioramento nella qualità percepita quando si è in conversazione con qualcuno, ma bisogna davvero ammettere che l'isolamento dai rumori esterni è incredibile. Abbiamo provato delle chiamate fatte ad esempio in contesti molto rumorosi e i nostri interlocutori sentivano solo ed esclusivamente la nostra voce. Beh, insomma, al prezzo di 199 euro Huawei FreeBuds Pro sono veramente un'ottima alternativa di mercato e combinano soluzioni hardware e un software di altissimo livello come pochi altri auricolari sanno fare.
Abbiamo ascoltato ogni tipo di genere musicale, bassi sempre presenti, morbidi ma non eccessivi, la gestione dei medio-alti sempre sotto controllo per un amalgama sonoro davvero molto molto piacevole. A noi Huawei FreeBuds Pro 2 sono piaciuti molto. A presto su MrGadget.tech.